Bella ragazzuoli, ciao bella gente, salve brutte persone, perché in fondo siamo tutte brutte persone. Qui è il vostro Tommy Zero Mail per la puntata numero 2 di Spore. Allora, eccoci al nostro pianeta Zoe. Ecco il nostro piccolo Attila. Siamo pronti? Ma tu come ti Due. chiami? Attola! Come? Attola! Come? Ah! Attola! Eravamo più o meno arrivati a metà del percorso della cellula. Allora. Siamo carnivori. Ci sono carnivori molto cattivi qua. E muori. Muorici male. Dai. Gnam gnam. Adesso. Quello rilascia davvero che è tossico da morire. Guarda che roba, guarda la gente quanto è cattiva, sono tutti cattivissimi. Sono cattivissimi. Vieni qua. Vieni qua. Su, devo solo mangiarti. Ma vedi, dai. Donati all'umanità. Allora. Bello, io non sono il succo di frutta, eh. Ehi, liscio. Guarda che arrivo. È morto, chi l'ha ammazzato, scusate. Mamma mia, ho paura. Io voglio morto questo. Non sono un succo di frutta. Mortacci tua! Mortacci tua! Mi hai ucciso! Bastardo! Hai ucciso il piccolo. Ehi! Basta questa violenza! Gli stati, siamo più amici, no? Siamo tutti amici. L'ho ammazzato io però, eh. Come se lo frega lui, sono sicuro. Eccolo, ecco la mia preda. Gnam. Mondo di merda, questo qua. Qua il succo di frutta, non c'è niente da mangiare? C'è poco da mangiare. Non mi giravo. Questo costo poco, ma su quella frutta. Non è carino, no? Ah, già. Vediamo se posso cambiare e mettere qualche parte migliore che mi possa aiutare in qualche maniera, così non sono molto aggressivo. Velocità, velocità, questo non lo posso mettere. La bocca quanto costa? 15. Facciamo anche noi il succo di frutta, che vi devo dire? Proviamo, vediamo che succede. Vai, attela, attela, attela. Attela! Quanto è cattivo! Quanto è cattivo!
E andiamo. Sì, sì. È cattivissimo quando va col succo di frutta. Non è, non ti do scampo. Però non posso mangiare particelle. No, non le posso mangiare. Però volendo, se non mi sbaglio, posso mangiare l'erba. Sono anche vegetariano. Perché succhia la bocca, vinco io. Non si capisce perché, però è così. Interesting. Tu, amico. Bello. L'effetto cannuccia è bellissimo. L'effetto cannuccia è veramente bello. E arriva il gigante di turno che mi uccide. Dai, no. Va bene. C'è pure corrente perché... Non ti mollo, non ti mollo. Dai, dai, non mollarlo, non mollarlo, bravo. Questo io. Non è troppo grande. Cioè loro non riescono a uccidermi. Faccio più male, faccio male prima che loro riescono a mordermi. Non ha senso. Cosa vuole questo? Cosa vuoi? Dai che mi devo riprodurre. Morde! Ciao! Come stai? Com'è andata? Sempre in giro. Hai comprato le scarpe? Io sono il dentista. Allora, prima di tutto, questo qua. Svolta rapida. E poi vediamo il resto. Oh, no, un secondo, mi sono distratto un secondo. Ah sì, ah, io ti bevo. Ti bevo come un succo di frutta. C'è questa. Dicevamo? Io sono convinto che tu mi dicevi qualcosa. So. E vabbè, mi è attaccato in 25. Thank you.
Vabbè raga, siete 95 milioni. Mi mando un mozzico al sorcio. Vabbè, va bene. Capito, ne ammazzo uno, ne esce un altro. Sì. E vabbè. Va bene. L'era dei stronzi? Dai, su. Non ha senso, cioè, porco Giuda, oh. È impressionante. E quest'altro non è cascato. Nascono a branchi. Non ci si crede, io mi allontano questa zona. Sono rimorto. C'è qualcosa che mi sfugge, lo sento. Cambiamo qualche cosa, qualche tattica, perché così non funziona. Allora, mettiamo la bocca quella che avevamo prima. La ingrandiamo un pochettino. E forse il veleno ci potrà aiutare. No. Ah, non abbiamo il veleno? Va bene, mettiamo il fulmine. Proviamo col fulmine, una difesa da fulmine. Nascono a gruppi da migliaia. Congratulazioni, sei sulla strada che porta allo stato senziente. Ciao sensei. No, ciao senziente. Allora, quando si tratta di nuotare nel liquame, le tue abilità non hanno pari. Clicca sul pulsante avanza non appena desideri muovere i primi passi sulla terraferma. Io che facciamo? Possiamo andare subito, perché tanto io non compro niente. Sì, facciamoci. Amore, noi ci siamo accoppiati tanto qua, però è ora di cambiare casa. Andiamo sulla terraferma, l'acqua non ci piace più. Cambiamo. Quello che ci manca qua è il veleno, che non siamo riusciti a prendere. Comunque, al posto di questo, io metterei... attacchi e rompi. Così, belli aggressivi, eh? Non so che cosa sia. Allora, siamo pronti? Per il nuovo viaggio? Finalmente la terraferma, eh? Via ragazzi. Qui praticamente ci fa vedere tutto il nostro percorso dall'inizio. Percorso di Attila. Vedete? Siamo prestati sui carnivori. Oddio no, non abbiamo fatto anche onnivori nell'ultimo pezzettino. Ci ha segnato. Ah sì, qua siamo andati un po' sopra. Però
Comunque la base è carnivori, siamo partiti da questa pera rossa, ci siamo trasformati in verde e siamo andati avanti. Terraferma, stiamo arrivando. Allora, poco poco, no, tiriamoci su, poco poco, così, perfetto. E mettiamogli le zampette, mettiamo queste zampette. Siamo pronti. Fase creatura. Fase creatura. Fase creatura. È troppo bello sto gioco. Mi fa morire dalle risate, guardate, è geniale. È geniale. È l'alba di un nuovo giorno e per te l'inizio della vita in un nuovo, bizzarro e meraviglioso mondo. L'aria ti riempie i polmoni mentre allunghi gli artigli nella tua nuova casa, la terraferma. L'evoluzione della specie ha avuto inizio. Eccoci qua. Va bene. Questo poi ve lo spiego prima. Ragazzi, siamo sei un carnivoro. Siamo arrivati finalmente sulla terraferma. Guardate che bellina. E mangiamo, facciamo già il primo obiettivo noi. Mangiamo un altro boccone. È bellissimo. Ciao, io sono Tommy Zero Mail, questo è Dattila. Se la puntata vi è piaciuta, spolliciate. A presto per l'inizio dell'avventura sulla terraferma. Ci fermiamo qua, così la prossima volta vi spiego tutto sulla terraferma. Cioè, iniziamo a vedere come si gioca a spore sulla terraferma. Ciao ragazzi, spolliciate, mettete mi piace e iscrivetevi. Ciao!